Ma siamo sicuri che siamo dritti? Oddio! I've been feeling like... Ciao gente, buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video, andiamo un po' di corsa. Sì, dobbiamo fare una cosa fighissima, ve la spieghiamo tra un attimo. Ci hanno invitato da 10 minuti e vi spieghiamo attimo, tutto. Un attimo. Eccoci qua, abbiamo fatto volare il drone, come avete visto, adesso siamo pronti un po' a raccontarvi che cosa stiamo facendo. Siamo a Village Vacances Valcartier, un centro un pochino fuori dalla città, ma di divertimenti, cioè di tutto qua. Un parco giochi. Un parco giochi invernale, ci sono appunto i giochi nella neve, il posto per pattinare e anche che cosa c'è d'inverno che è fighissimo. C'è l'hotel di ghiaccio e c'è anche il Bora Park. Il Bora Park praticamente è un centro acquatico al chiuso, quindi quando fuori fa meno 40.000 e fa un freddo cane, vuoi al caldo, te ne puoi andare un pochino a scivolare a fare il parco acquatico al chiuso, quindi è uno spettacolo. E poi ci sta anche una mega spa, ci sono i ristoranti, perché è un hotel. E che cosa è successo? Valcartier, visto che ha visto i nostri contenuti, ha visto il la community Insta, fantastica, la community spettacolare, ci ha invitato a fare dei video col drone, a fare delle foto, a fare gli scivoli, a provare questa avventura, a divertirci una giornata scivolando. E allora, visto che ci hanno detto venite a scivolare, noi abbiamo detto dai su, allora facciamo volare il drone. Comunque far volare il drone in estrema tranquillità e in sicurezza è una delle sensazioni più belle del mondo. Il video poi che faremo col drone e con tutti gli scivoli ve lo metteremo alla fine di questo video. Sì, dovete aspettare per il video figo cinematico, dovete finire dovete finire questo video, quindi aspettate il vlog e poi dopo lo vedrete. E noi adesso andiamo a fare gli scivoli. Sì, adesso andiamo a divertirci. Andiamo. Ci siamo scordati di dire il prezzo per questi biglietti. Per gli adulti un biglietto per un'intera giornata al centro scivoli è fighissimo, $35. Invece sera, per la sera $26 costa, dopo le 4, dalle 4 alle 9. Com'è andata la pausa a bagno? Pausa cesso fantastico, siamo pronti. Perché non puoi scivolare se la pipì devi fare. Quando fa freddo poi. Andiamo. Devo dire che già solo l'ingresso è molto bello, in queste finte case. Molto bello l'orologio, Fefè. E il cappello, amore? Ecco. Dove? Se l'hai riverso. Te posso. La seconda volta oggi. Vabbè, andiamo a scivolare. Andiamo. Siamo anche fortunati che c'è un sole pazzesco e non fa neanche freddo. La prima cosa da fare è prendere i gommoni, questa sorta di discarica per gommoni. Vedete, tutti stanno prendendo i loro gommoni. Pure Fefè, bello gonfio, eh? Tira, tira! Ah. Ok. Qua dove vado? Poi vi portate Fefè, che vi porta il gommone vostro. Stiamo andando a fare quello scivolo là. Una volta preso il proprio gommone, ci si mette qua, seduti su un altro gommone che ti porta su e questo serve per scivolare. Che stress! Facci vedere come si fa, va? Ecco, sono salito. Come va? Benissimo. Te? Comodissimo. Agiliti. Mazza che agilità. E io? E io come mi alzo? Aiuto. Eccomi. Ci siamo, ci siamo. Allora, ci sono diverse discese in base alla difficoltà. Lì risali ancora di più, quindi mi sa che è ancora più difficile. Che facciamo? Saliamo, saliamo. Agiliti.
Bello qua, eh. Guarda che figo, c'è anche il rifugio. C'è anche il rifugio e se volete ci sono anche i cessi per la posa cesso. Che bello! Sei pronta? Sì. Faremo questa discesa qui. Molto semplice per iniziare, ma va bene. Aspettiamo seduti? Vai. Ci sei? Che bella che sono. Sì. Vado, eh. Vai. 3, 2, 1. Parti, parti, parti. Aiuto. Ma siamo sicuri, andiamo dritti. Oddio. Italiano che ci fa un altro giro. Oh, mi sto morendo proprio. Carica? Carichissima. Vale, stetta, mano, eh? Mano. Perché già ci giriamo? Chi si fa un altro giro? Io! No, vabbè, chi si fa un altro giro? Io! Cambiamo attrazione adesso, eh! Un gommone gigante! Stiamo andando a fare il tornado! Come ti senti, Fefè? Molto gasata! Aiutami, è pesantissimo! Auguri, ragazzi! Io sono un manico! Sono attacco! Aiuto! C'è lo zaino, tutta la via! Oh, 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 oh! Vomita. Oddio. Se avete appena mangiato ve lo sconsigliamo. Qui è dove riporti il gommoncione, lo lanci e lo riportano su, vedi? Figo, eh? Il tornado ci ha ucciso. Siamo tutti sudati e ci gira la testa. Quindi siamo entrati nel rifugio dove adesso mangeremo un panino. Sì, un attimo, ci rifiatiamo. È presto in realtà, sono le 11:15, però c'è voluto un po' di fame. E vi facciamo vedere anche che cosa hanno qua dentro al rifugio, che è santo. Guardate cosa hanno, l'acqua gratis. Questa è una cosa prettamente canadese. Dovunque ci sono i bagni c'è l'acqua. Perfetto qui, eh. Non c'è nessuno, mangiamo, c'è la musichetta, c'è l'acqua fresca, ci sono i bagni, ma più di così non è buono. Il pranzo cucinato da me. Guardate che bella vista anche che abbiamo sulle discese. Bello, bello. Che ci hai preparato di buono? Una cosa leggera leggera, la pizza con la parmigiana di melanzane. No. Non è proprio una parmigiana, non l'ho fatta i fritti, ho fatto tipo un sugo con le melanzane. Diciamo la pizza con il sugo alla norma, perché parmigiana. Le melanzane che hai trovato al supermercato? Al supermercato Maxi l'altro giorno, assaggio da cavia. Mmm. È buono? Delicioso. No dai, davvero è buono? Davvero? Mmm. Bravo. Sa di melanzana. È incredibile. Siamo pronti a ributtarci nella mischia. Sì, a panza piena. Oh cacchio!
ci si fa un altro giro. Chi se lo fa un altro giro? Ok, noi abbiamo fatto un po' di foto e un po' di video. Ci siamo fatti un sacco di scivoli, ci siamo divertiti tantissimo. E tutte le foto le troverete sui nostri profili Instagram, che vi lasciamo qua sotto. Esatto. Però aspettate, prima di andare via, aspettate con noi, vi dobbiamo dire un'ultima cosa, aspettate. Alessandro stava cercando un posto appostato per fare le foto e è finito. Bravo, vai, ce la puoi fare.